rappresentanti in rappresentanza di tutti voi, di tutti noi, sapranno sicuramente meglio di me raccontare il paese reale. Lo faranno in modo libero, lo faranno in modo democratico, come è nella nostra storia, nella storia della propria e della società. Chiunque salirà su questo palco non ha microchip ai piedi, potrà parlare tranquillamente. Lascio la parola per il primo intervento a una lavoratrice dell'istruzione in rappresentanza della FLC, Amanda Carao, insegnante. Da più di 20 anni nel mondo della scuola. Faccio parte di Precari Civili con Trinità di Roma, un gruppo auto-organizzato di lavoratori della scuola. Ho scelto questo lavoro e mi ci sono dedicata con passione e dedizione, dato che ho dovuto lasciare la mia terra e le mie gente per poterlo fare. In tutti i materiali ho visto vari possibilità di modo di noi. Vitali, buongiorno. Quella illustrissima. Come va? Bene, siamo qui a meditare sulla situazione e a guardare le facce di certi personaggi in divisa che mi lasciano abbastanza perplesso, non perplesso dal punto di vista così come dire dubbioso, sì, della fisionomico, ma dal punto di vista morale. Se certa gente invece di obbedire agli ordini di loro signori obbedisce al senso civico e all'interesse comune che coinvolge anche loro, ecco, e questo sai che cosa mi ricorda? Mi ricorda quel famoso episodio del famoso importantissimo libro di Victor Hugo, dove a un certo punto dove a un certo punto prendono uno di questi e giustamente, che è relativo appunto alla Comune di Parigi, prendono uno di questi e lo vogliono fucilare giustamente, ma lui aveva con sé il figlio, un bambino, e lui giustamente, essendo un personaggio coi coglioni, dice al figlio: vedi di andartene, che le cose qui me le vedo io. E loro lo volevano ovviamente fucilare, ma la presenza del bambino commuove questi popolani che salvano quel poliziotto. E beh, è un fatto molto importante, viene citato, è una pagina molto nota nella storia della letteratura internazionale e quant'altro. Detto questo, però, non posso non dimenticare quello piacevolissimo e ignobile episodio quando la polizia ha caricato e ha bastonato selvaggiamente i manifestanti dentro la scuola. No, recentemente, un anno fa, della FNOM, che stavano manifestando, e quando qualcuno ha detto: ma non vi vergognate, cosa andate a picchiare, questi stanno combattendo anche per voi. Allora, questo è un aspetto sociologico che noi dobbiamo prendere sempre in esame, perché i conflitti sociali sono qualcosa di molto più interessante di quanto non si creda. Gli schieramenti non sono così mai definiti, come lo descrivono, come tu mi hai detto,
relativo a quel formidabile libro che ti ho imprestato. Grazie. E che riguarda, prima o poi te lo restituisco, che riguarda la rivoluzione francese, ma ciò che si muoveva all'interno, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, perché per noi la rivoluzione francese è qualcosa è la madre di tutte le rivoluzioni, l'insegnamento è la madre di come comportarsi, esattamente, perché all'interno di quel Parlamento c'erano tutti gli schieramenti possibili e immaginabili. Questo è il punto. Non solo, ma la rivoluzione francese è stata importante anche perché è un elemento di verità, perché chi perdeva la pagava con la testa, non erano questi chiacchieroni del Parlamento. Come andavano in galera? Ma la pagavano, perché poi quando andavano in galera qualcuno li veniva a prendere e vedi caso li infilavano anche non volendo in una certa carretta, no, da cui non uscivi più. Bene che gli andava, li coscrivevano per andare al fronte. Ecco appunto, bene che andava. No, poi li mandavano anche alla Guyana, da che io ti dico francamente che conoscendo la Guyana dell'inizio 800 era molto meglio avere la testa tagliata, dopo che io ho chiuso. Bene, cari amici, un'altra opinione del nostro caro Vade e Antesignano anche, che ricordiamo sempre porta avanti la sua lotta dagli anni 50. A dir poco. A dir poco. Grazie a tutti, ciao.